Bentornati fuori e fuori nel 32esimo episodio di Max Payne. Eravamo arrivati qui dopo aver passato un mezzo inferno e forse ci stiamo avvicinando alla nostra meta. La ruggine aveva cominciato a mangiare quello scafo molto tempo addietro. Boris Dime doveva essere a bordo. C'era da far fuori almeno metà dei suoi scagnozzi solo per raggiungere la passerella. Le armi probabilmente erano tenute nella stiva, insieme ai ratti e a pozzetto. E a posto di petrolio, non so perché non mi ha completato la frase. Bene, a quanto pare dobbiamo raggiungere la stiva e trovare queste dannate armi. Speriamo di riuscirci ad arrivare senza troppi problemi. Il che mi sembra abbastanza improbabile, vista la nostra fortuna fino a questo punto. Però, con gli Ingram. Ecco appunto, perfetto. Allora. Scusate, piccolo errore. Non me l'aspettavo. Questa non me l'aspettavo proprio. Comunque, questo gioco è abbastanza, come dire, trial and error. Non so se qualcuno conosce il termine. Praticamente. Sbaglia e ricomincia finché non ci riesci. Il che può risultare abbastanza noioso. Anzi, salviamo, va già che ci stiamo, perché sennò la vedo molto dura. Perché c'è sta il tizio poi che c'ha il fucilotto a pompa che è appena morto, perfetto. E fino a qui nulla di strano e va bene. Ho sentito un fucile a pompa. Dov'è? Ah, eccolo, no, è una doppietta. Vabbè. Sempre una cosa pericolosa, eh. Devo fare qualcosa qui? Sì, qui. Ok. Curiamoci. Ehi, Angelo, dimmi un po', quanto ti è costato, Dime? L'hai pagato in caviale? Max Payne. Buona la prima. Morirai presto, pidocchio. Sei sicuro che non stai parlando del povero Boris? Ma forse hai ragione tu, ben presto ci incontreremo e faremo un bel discorsetto. Far arrabbiare Punchinello era un gioco pericoloso, ma quando la gente si infuria commette degli errori, e io lo sapevo bene, ed era ciò che volevo, fargli compiere un passo falso che lo conducesse dritto in una tomba. Beh, già tanto non ci siamo ancora finiti, entra una tomba, caro Max. E ci siamo finiti parecchie volte a dire la verità. Comunque, antidolorifici. Ma lanciare una bomba? Sì, madonna mia, come mi sono salvato. Ma non ti pare mettere di carica proprio a te? Madonna mia. Basta. Ok. Non commentiamo per favore quello che è appena successo. Non era una cosa. Non me l'aspettavo proprio, sinceramente. Meglio metterci il fucile osso a pompa, va. Ok. Fuori uno. Mi pare di venire nessun altro. Sì, perfetto. Salviamo di nuovo. Oh porca trota. Ah, Sentite, famo sta cosa? Che ne dite? La vedo bene come idea, non so voi. Ok, allora vediamo un po'. Ok. Ricarichiamo l'arma. Dobbiamo far fuori il tizio. Ops. È morto? No.
complimenti va a resistenza, non c'è che dire. Ma dai, no, non ci credo. Ah, dannazione, questo non me l'aspettavo proprio. Però, ripeto, complimenti va a resistenza. Niente da dire. Ok, allora rimettiamoci il fucile a sta pompa. Uno è andato. Mi sembra di averne visti tre, se non mi ricordo male. Ma maledizione. Ok, allora. Con calma, ragazzi, con calma. Ragazzi, facciamo come le altre volte. Io faccio questa boss fight da solo perché mi sembra abbastanza lunga. Vi ringrazio per aver visto questo video, lasciate like, un commento e sempre se volete iscrivervi al canale. Al vostro giocatore è tutto. Stay hollow.